Nome? Alessandro. Cognome? Cairoli. Professione? Giornalista. Ma soltanto giornalista? No. Lei è anche scrittore? Sì, certo, sono scrittore. Ho anche scritto 17 libri per ragazzi. Ma non li hai firmati come Alessandro Cairoli? No, no, li ho firmati con lo pseudonimo di Paul Dorval. Ah, eccolo! Paul Dorval. I lettori mi chiedono in continuazione, addirittura hanno scritto, ma è lei Paul Dorval, credendo che l'editore fosse invece l'autore. Come mai si chiama Paul Dorval come firma delle avventure, delle inchieste dei Pimlico Boys? Però prima di dirla c'è una premessa. Posso dimostrare di essere io l'autore dei libri gialli firmati Paul Dorval in tre modi. Con i contratti, con i bilanci semestrali e con le copie dei testi originali attraverso i quali poi sono arrivato alla stesura definitiva. Quanto alla firma Paul Dorval, ho dovuto cercare di usare nome e cognome dovendomi rivolgere a dei ragazzi con delle firme, una firma che non contenesse troppe consonanti, quindi facilmente leggibile da parte dei ragazzi. E quella firma l'ho trovata casualmente su un testo, un articolo pubblicato sul Corriere. Mi sembrava che Dorval, pronunciato Dorval o Dorval, funzionasse bene perché era facilmente leggibile per i ragazzi. Paul, anche quello breve, e da lì ho adottato quello. E anche se posso aggiungere che fino all'ultimo momento la Mondadori mi aveva chiesto se ero convinto di uscire con questo pseudonimo oppure di mantenere il mio nome. Però io non ho voluto perché, essendo i miei libri gialli ambientati a Londra, tutti, tranne uno che è ambientato in Italia, mi sembrava non poco anglosassone ricorrere a un nome italiano che sarebbe stato, facendo un paragone, come mettere sul mercato inglese un nome di un whisky, Luigi Cazzaniga, per dire. Certo, avrebbe suonato certo, strano. Certo. Ambientati a Londra con Alessandro Cairoli, certo, avrebbe suscitato qualche perplessità. Ed era il 1973, quando lei è uscito con il primo giallo, Brivido al museo. Sì, ma è stata anche una pubblicazione che è venuta in modo del tutto casuale, perché io, pur lavorando in Rizzoli, ho frequentato per un certo tempo la Mondadori e collaborava a un giornale per ragazzi che si chiamava Il Lallino e che però non si trovava nelle edicole. Era un giornale promozionale che la Mondadori metteva nei giornali provinciali, diciamo, Il Piccolo di Trieste e tanti altri. Era un veicolo promozionale che parlava soprattutto di ragazzi. Lì ho conosciuto la signora Gigliola Magrini, che era redattrice capo di Grazia e che curava lei questa pubblicazione. Mi aveva accennato al fatto che la Mondadori aveva iniziato a pubblicare una serie di libri gialli per ragazzi, ma tutti di autori stranieri, e che era, prima o poi, voleva mettere sul mercato anche una serie di un autore italiano. Mi ha detto, Cairoli, provi e vediamo. Io però non avevo mai letto un libro giallo e non intendevo neanche leggerne uno, perché ho detto, se per caso leggo e vedo che è scritto troppo bene e io non ne fossi capace, probabilmente mi demoralizzerei a tal punto da non neppure iniziare la stesura. Oppure addirittura di dire, no, è un giallo di poco conto, forse potrei fare qualcosa di meglio. E lì mi sarei magari montato la testa. No, e io a un certo punto ho detto, vabbè, comincio, provo. E ho cominciato, però ho dovuto fare tutto un lavoro di preparazione notevole. Primo perché dovevo, a parte l'ambientazione a Londra, e ho scelto Londra in quanto può offrire, essendo una metropoli, può offrire spunti infiniti di trame varie. E a un certo punto, però, prima ho consultato uno psicologo, che era il professor Miotto, che scriveva su Oggi, per vedere fino a che punto potevo muovere questi ragazzi nel fare compiere a loro azioni o investigazioni che potevano essere al di là di una capacità di ragazzo nel muoversi. Non solo, ma poi
dovevo trovare il modo di ogni investigazione iniziata, doveva poi concludersi, concludendo doveva concludersi in modo che le forze dell'ordine entrassero in qualche maniera come protagoniste. Quindi ho inventato la figura del sovrintendente di Sotaviar, il quale sovrintendente, dopo aver stabilito, perché io ho messo anche nei gialli il numero di telefono di Sotaviar, cioè tutto ciò che veniva a Londra, apro e chiudo una parentesi, è tutto realmente controllabile. E però con il sovrintendente non avevano un rapporto troppo normale o troppo cosa. Da un lato ammirava e apprezzava la loro collaborazione perché si concludeva sempre bene e quindi aiutava in un certo senso anche la polizia. Dall'altro deplorava il fatto perché i ragazzi si esponevano a rischi notevoli in certe operazioni investigative. Però alla fine tutto si risolveva in maniera abbastanza positiva per loro. Sì, ma lei ha raggiunto un bel equilibrio in questo senso e poi ha seguito anche una strada nordamericana, nel senso che alla fine c'era sempre il positive approach, il lato positivo delle cose che emerge. E poi tutte le sue storie sono ambientate in una Londra che conosceva perfettamente, perché lei come giornalista aveva vissuto alcuni anni a Londra. Sì, io ho vissuto 2 anni e da Londra io collaboravo ad alcuni giornali italiani. I suoi romanzi gialli dei Pimlico Boys poi non soltanto sono stati pubblicati in Italia dalla Mondadori con grande successo, ma poi sono emigrati, sono andati in Francia, sì, sono andati in Spagna, sono arrivati anche in Inghilterra. No, in Inghilterra no, perché la Mondadori ha poi avuto un accordo con la Hachette e la Hachette ha pubblicato, adesso non ricordo il numero preciso, cambiandomi lo pseudonimo con il nom de plume di Edward Jones, mentre invece in Spagna, di cui non ricordo il nome dell'editore, ma era Edition, non so come si pronunci, ma mantenendo però lo pseudonimo di Paul Dorval. Sia in Francia che in Spagna sono usciti quasi tutti i libri. Non so, penso che abbiano avuto un buon andamento anche lì, perché complessivamente solo in Italia ho raggiunto quasi 1 milione di copie di vendita, mettendo insieme 17 libri gialli in più qualche ristampa. Arrivato ai 17 ritenevo questa esperienza conclusa, per cui non loro mi hanno chiesto ma vuole interrompere questa serie, sì, perché deve tenere conto una cosa che forse nessuno sa, non l'ho mai detto, perché dopo che è stato accettato il mio primo testo loro mi hanno chiesto di scriverne 6 in un anno, quindi uno ogni 2 mesi, non solo, ma prima di arrivare ai contratti e all'invio da parte mia, loro hanno voluto subito 6 titoli e 6 trame. Quindi ho dovuto, in un tempo breve, perché mi sollecitavano, in quanto avevano anche loro, si vede, delle scadenze, mi sollecitavano a mettere giù dei titoli, i 6 titoli, cominciando dal Brivido del Museo in avanti, e 6 trame. E quindi lì è stata un'operazione, poi da tener conto che io lavoravo. Certo, ma è stato un gran tour de force molto positivo, perché visto che lei ha concesso alla Simonelli Editore l'esclusiva della riproduzione di tutti questi suoi romanzi in formato ebook, e io vedo dalle mail che arrivano che ci sono i suoi vecchi lettori di allora, i ragazzi di allora che erano cresciuti e che non credono ai loro occhi, mandano delle email, ma come, è tornato Paul Dorval, magari aspirerebbero a vedere nuove storie, nuove avventure, che lei credo che non immagini di continuare a scrivere. Lei è inevitabilmente ha lasciato il segno in tutta una generazione di giovani lettori che oggi maturi credo che lo stiano consigliando ai loro figli, perché la cosa sorprendente di tutti i suoi romanzi, e glielo dice una persona che per professione ma anche per diletto li ha letti tutti dall'inizio
alla fine è che non sono affatto invecchiati, nel senso che nel secolo successivo a quello in cui sono stati pubblicati reggono, e reggono benissimo, appassionano, e credo che appassionino non soltanto i ragazzi ma anche gli adulti, i quali magari ritrovano nei suoi romanzi quel piacere di leggere delle storie che non siano trucide, truculente, fatte di tagliagole e di cose orrende, ma sono delle storie basate sulla logica, sull'intelligenza e sull'umanità dei personaggi. Sì, sì, ma la mia preoccupazione era, nel muovere questi ragazzi, è che potessero sì avere dei limiti, però non oltre. Perché si pensa normalmente che i ragazzi non siano in grado di compiere certe azioni perché sono in quanto ragazzi. Ma io mi ero consultato anche, come dicevo prima, con il professor Miotto, lui diceva no, perché a volte vengono proibite di fare certe cose. Ma sono sicuro che un ragazzo, sono sicuro, diceva lui, che se un ragazzo gli si dice, si danno delle istruzioni per guidare una macchina, è in grado di guidarla, solo che non glielo permettono perché non è in età, oppure perché ritengono che non sia abbastanza o giudizioso cosa nel condurre. E questo valeva anche, perché io faccio, mi porto un po' all'estremo lì nelle varie vicende, forse una volta vi faccio guidare anche un aereo, se non sbaglio, un aereo un turismo però piccolo. I suoi romanzi poi sono ricchi di nozioni, sì, di informazioni, hanno il loro lato educativo che così si insinua nella storia, magari senza farlo pesare, però alla fine della lettura il ragazzo ha imparato anche qualcosa. Sì, perché insomma, io prima no? Inizio di ogni stesura facevo una ricerca approfondita sull'argomento che dovevo trattare, no? Sui pirati dell'atomo, che potrebbe essere ancora un tema molto attuale. Mi ero documentato su un'enciclopedia americana e inglese dove c'era proprio tutta una spiegazione come qualmente si realizza la bomba atomica, oppure le bande dei tir. Anche lì ho fatto tutta documentazione sui trucchi, perché i tir vengono, mi pare, sigillati, no? Sì. Quindi potrebbero passare tranquillamente dalle dogane. E ci sono tanti diversi trucchi, adesso io non li ricordo, però per qualsiasi volume, libro, insomma, preparato, cercavo tutta una documentazione e poi via via a inserire questi argomenti in maniera che servisse appunto anche ai ragazzi. Cioè, raggiungere un certo grado culturale. Professore, non posso prima di tutto che ringraziarli in questi anni, diciamo allora, di avere, se stati lettori fedeli, magari anche, spero, anche sempre sorpreso e stupito che siano stati così tanti nel leggermi, e continuerò ad essere, non so, sono anche pronto se qualcuno ha delle domande da rivolgermi o da avere informazioni più precise sul Dorval, nonché Alessandro Cairoli, anzi Cairoli, sono pronto a magari a dare così tutte le informazioni.